Buona amministrazione e legalità era il tema centrale dell'incontro organizzato dal Partito Democratico Circolo di Castellamonte e tenutosi venerdì sera nella Casa della Musica. A fare gli onori di casa Giuliana Reano e Pasquale Mazza, consiglieri di opposizione del Comune di Castellamonte. Punto di partenza la fissione per le vie cittadine avvenuta la scorsa estate di un foglio A4 con l'annuncio della morte di Mazza, gesto di cattivo gusto interpretato più come un'intimidazione che come uno scherzo. Per poi proseguire con il commissariamento di Rivarolo Canavese e la presenza dell''ndrangheta in Piemonte e in particolare in provincia di Torino. Manifesto da morto che è stato fatto nei confronti del nostro segretario Pasquale Mazza, che è qui, che non sappiamo se è stato uno scherzo, comunque è stata una cosa pesantissima. Ci sono anche dei segnali che la nostra amministrazione non sia sicuramente il massimo della trasparenza, perché noi come consiglieri di minoranza abbiamo tantissime volte enormi difficoltà a ottenere la documentazione che ci spetterebbe di diritto, quindi non c'è indubbiamente una buona amministrazione qui a Castellamonte. Non ho bisogno di ricordare che ci sono qui anche i nostri amici di Rivarolo, che purtroppo un comune qui vicino, che è Rivarolo Canavese, è stato sciolto per mafia, quindi non siamo così lontani dall'avere dei problemi molto grandi. Una serata totalmente politica, introdotta da Maurizio Perinetti, coordinatore PD Canavese Chivasso, che ha sottolineato la necessità di rigore nei metodi di tesseramento e l'importanza di fare iniziativa politica per evitare infiltrazioni mafiose all'interno del partito. Sono venuti in mente un paio, ecco, di considerazioni. Una è, diciamo così, una questione più interna ed è il rigore col quale noi all'interno del nostro partito dobbiamo essere capaci di gestire le nostre cose. A cominciare dal tesseramento, evidentemente, col quale dobbiamo essere estremamente, estremamente rigorosi. Essere rigorosi non significa, come dire, non occuparci più di non fare tesseramento, perché anzi, io credo che un altro elemento importante sia quello di aumentare la base, degli iscritti al nostro partito. Anche questo è un fatto molto importante. Io sono convinto che un partito come il nostro non può che essere un partito che si radica sul territorio e non può sicuramente essere un partito liquido, e quindi sotto questo profilo auspichiamo che i nostri iscritti aumentino, ma certo, voglio dire, ci deve essere da questo punto di vista capacità di essere estremamente rigorosi al nostro interno. E la seconda cosa io credo che sia invece una questione che riguarda più l'esterno ed è l'iniziativa politica, e cioè la capacità del nostro partito di fare iniziativa politica, cioè di non discutere le questioni all'interno delle proprie stanze, ma di confrontarsi continuamente all'esterno, proprio sulle questioni e sulle decisioni da assumere. Le considerazioni di Fabrizio Morri, segretario provinciale PD, hanno fatto calare un velo di perplessità sui diversi uditori presenti in platea. È un fatto storico, il fatto che noi scopriamo oggi che la maggior parte, non dico tutte perché non è così, ma una parte grande delle piccole e medie aziende che si occupano delle strade, delle costruzioni, degli appalti, siano società spesso legate all'imprenditore che arriva dalla Calabria o che è figlio, è così, perché probabilmente i figli di quelli di Milano lavorano nelle aziende informatiche, diciamo. Ecco, questo tessuto di piccole imprese, che sia malavitoso o che non sia malavitoso, diciamo, è entrato in una crisi profonda e io li ho visti competere per appalti, come dicevo, piccoli, perché c'è la crisi. Anche legata al fatto che il nostro paese, solo negli ultimi mesi, grazie al lavoro del governo e del Parlamento, comincia a restituire tanti pagamenti per lavori già fatti che avevano già messo in sofferenza molte di quelle imprese. Quindi, io penso che noi dobbiamo tornare, se vogliamo aggredire il fenomeno e ragionare, oltre naturalmente a sapere che il lavoro più efficace deve essere fatto ovviamente dalla magistratura, da chi ha strumenti di indagine, diciamo, e possibilità di scoprire la verità, e anche il loro non è un lavoro facile, quindi assicurando ovviamente alla magistratura tutto il nostro appoggio,
noi come partito abbiamo avviato una riflessione, grazie anche ad Anna Rossomando, a Stefano Esposito, a tanti altri che ci danno una mano, una riflessione che deve essere anche politica, deve essere anche su questi temi. Secondo aspetto che è venuto fuori, non è strettamente collegato al tema di questa sera, però ha un grande peso complessivo sull'economia e sulla vita democratica del nostro paese. Noi siamo uno dei paesi in cui nella pubblica amministrazione, non solo, anche nel mondo dei privati, esiste il più alto tasso di corruzione. Noi paghiamo in termini di immagine, di possibilità di investimenti dall'estero, probabilmente più perché ormai abbiamo la fama di un paese corrotto e dove per mandare avanti una pratica, tra lentezze burocratiche e mazzette più o meno mascherate che vengono chieste, si fa un iter d'inferno. Noi su questo paghiamo un dato che forse è superiore ai condizionamenti in parlo di peso economico, come danno diciamo al paese, perfino superiore al peso che pure non è trascurabile, stando alle carte delle inchieste, al peso che determina il condizionamento della malavita. Allora noi su queste due cose, malavita e cosa corruzione, noi dobbiamo mettere le mani in termini politici. Il governo ha fatto le prime scelte e noi vogliamo utilizzare queste competenze sia in un rapporto trasparente e leale con i settori della magistratura più impegnati in questo campo e forse, piccolo suggerimento che da politico mi sento di dare ai magistrati, forse servirebbero più magistrati impegnati sul terreno del contrasto alla criminalità e della corruzione e forse meno magistrati che devono passare settimane per controllare gli scontrini fiscali dei consigli regionali. Ma è un consiglio che do senza alcuna voglia di difendere i consigli regionali. La parola è poi passata ad Anna Rossomando, componente della Commissione Giustizia Camera dei Deputati. Parliamo di mobilitazione, oltre che informazione, oltre che sensibilizzazione. Alla fine, in cosa si traduce questa sensibilizzazione? Cioè io penso che uno degli obiettivi sia quello della riprovazione sociale, cioè su alcuni comportamenti, anche su comportamenti che magari non sono reato, ma che sono dell'opacità dell'amministrazione o della politica, il che ovviamente non vuol dire aprire una caccia alle streghe, però è l'unica cosa che può effettivamente, come dire, dare un impulso e creare un argine, è il senso di essere comunità. E a Stefano Esposito, componente della Commissione Antimafia, il quale ha scosso la platea dando al sindaco e al vice sindaco di Castellamonte degli stupidi. Il volantino è un fatto grave, io continuo a pensare che la cosa più grave siano le dichiarazioni del sindaco e del vice sindaco, non mi pare mai smentite. E guardate, questo secondo me è il punto politico che riguarda il PD in questo territorio, in questa città, e sul quale io credo una manifestazione come quella di stasera debba ribadire la condanna ancora prima del volantino delle dichiarazioni del sindaco e del vice sindaco. Perché se la comunità politica, e questo è un tema che guardate riguarda pesantemente l'azione contro la mafia, si divide su questi temi, significa che abbiamo un problema, e il problema che emerge abbastanza chiaramente dalla discussione che c'è in questo paese sulla lotta alla mafia, che noi viviamo abbastanza in maniera abbastanza pesante all'interno dell'antimafia, per fortuna esce poco perché spesso siamo chiamati a fare sedute segrete, ma che in realtà tende a dividere anche all'interno di chi svolge questo un lavoro contro l'infiltrazione della criminalità organizzata tra i puri e tra i meno puri. E direi che qui a Castellamonte il vostro sindaco, il vostro vice sindaco non appartengono neanche alla categoria dei non puri, appartengono anche alla categoria degli stupidi, per cui evidentemente qui avete un problema in più. Esposito ha poi proseguito il suo discorso sottolineando l'incidenza dell'andrangheta al nord e in particolare in Canavese, come riportato sul primo rapporto trimestrale stilato dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, su richiesta della Commissione Antimafia. A chiudere la serata è stato Pasquale Mazza, consigliere di minoranza, che ha puntato il dito sulle scelte amministrative in città. Per noi, sto un po' più distante così, ecco. Perché per noi
Buona amministrazione, abbiamo scelto apposta il titolo, significa trasparenza, risparmi ed efficienza. E questo a Castellamonte, di questo non c'è traccia.